tra eutanasia e ghigliottina, le mie sbizzarrite molecole tra sortilegi avvenenti attese, improve rincorse nella nebbia, oppure disincanti, monotone certezze, tranquille soste sulle spiagge, le mie sfavillanti molecole hanno fermato il tempo all'improvviso. E così sia. Quando quest'ora e prima mattina grigia appiccerà sperciando agli occhi tuoi, quando le palume faranno amore in tonnivo deserto e tu passerai in to gelo e questa vita scura, quando immane meie e tete non mangeranno più l'aria, inutilmente supplicando amore, amore. Thank you.
Suona ancora la campana mia, sono in coppa a sta pelle, a sinfonia in un silenzio d'alba. Ma mi riporta mo cuo primo sole l'angoscia e mi sentì soltanto mosso. E sento gli astemma o cielo, e sento l'aria che pugna sta carne, e sento gallo infame vicino a morte Cristo, che mi ricorda o tradimento. Interpreti che vi hanno allietate con questi brani scritti dal nostro Brunello Mancini. Allora io andrei alla destra e a sinistra per presentarvi. Io mi chiamo Maria Letizia De Bernardinis e sono un mezzo soprano. Mi chiamo Lorena Sarra e sono un soprano lirico leggero. Io sono Giovanna Santoro e sono pianista. Che fumo un sacco di sigarette, ecco perché parla piano. Allora, io mi chiamo Resatta Vernisci e lo so che è un pochino difficile da pronunciare, e vengo dall'Albania e sono un soprano, mi piace definirti soprano. Bene, a parte questo voglio cominciare proprio da te, Resi. Ti era mai capitato di cantare dei testi poetici su una musica contemporanea? Allora, mi è capitato di fare dei concerti su dei testi scritti da poeti, da scrittori, così, e di musica contemporanea no, non di questo genere, diciamo. Quindi musica contemporanea sì, ho cantato, però non di questo genere, con un'impronta poetica, diciamo. Io, Giovanna, che fumo tante sigarette, vorrei chiedere proprio il tuo rapporto, per esempio, qui c'è un rapporto tra due arti, no? Poesia e musica. Il tuo rapporto, per esempio, con gli attori, quando vogliono essere accompagnati, e anche la fine dell'album, sempre se non è un problema.
Quindi quando tu dipingi canti? Non suono. Beh, facilissimo naturalmente, suona e fumi naturalmente anche. Decisamente in questo caso bisogna ascoltare, no? Delle parole di poetiche. Tu Lorena invece che rapporto hai con la poesia? Allora io bello. Oh, il più bello di tutti è arrivato. Naturalmente da bravo divo si è fatto attendere. Allora io ho veramente un bel rapporto con la poesia, che mi sono scelta un compagno che scrive poesie. Oh, ho fatto la domanda giusta. No, non lo fa per lavoro, però insomma lui è vero che scrive. No, la poesia va a braccetto con il canto, con la musica sicuramente, e anche io non ho mai cantato musiche contemporanee, ecco, come diceva l'esatta, è capitato di cantare brani con sottofondo musicale, poesie con sfondi musicali, ma insomma non ho fatto mai questa esperienza. Nel tuo futuro magari canterai qualcosa del tuo compagno, allora, chissà. Ma chi può dirlo? Ma, però nel lavoro è meglio fare le cose separate. E invece da te, Maria Letizia, chiedo che cos'è per te la musica? Perché hai deciso di diventare cantante? Allora, io sono in realtà è una cosa che non ho deciso, perché io sono nata la cantante. Ah, quindi invece di fare il primo vestito sì. Hai fatto... Sì, io praticamente avevo 3 anni, mi vestivo con tutti, mia madre aveva una sartoria, io prendevo tutti gli straccetti per terra, me li mettevo addosso e andavo fuori e cantavo. Quindi è una cosa proprio, sono nata cantando, infatti dico sempre, forse ho cantato anche nella mia precedente vita, quindi... E il discorso della poesia, io leggo una poesia al giorno perché credo che la poesia sia qualcosa di estremamente formativo. Peccato che oggi la poesia trova poco spazio, come del resto un po' tutta l'arte in generale. E amo molto la pittura, ho fatto liceo artistico, quindi anche io dipingo, mi diletto, ovviamente sicuramente non so. Mi voglio assolutamente però ecco, io amo un po' tutta l'arte in generale, cioè il canto è qualcosa che io in particolare sento proprio molto lo sento fisicamente il canto, perché quando sto male, quando ho momenti brutti canto, e il canto mi fa stare bene, perché trovo che il canto sia molto liberatorio e benefico, e quindi canto, poesia, musica in generale. Beh, diciamolo cosa, perché insomma ho studiato il violino per 8 anni, e poi ho scoperto in realtà quello che in realtà mi piaceva fare, insomma, era cantare, quindi non l'ho abbandonato il violino, assolutamente, ho suonato anche in orchestre con i miei colleghi in studio, eccetera, insomma, ho dedicato tutta la mia vita alla musica. Dei progetti per il vostro futuro? Guarda, se oggi ci siamo incontrate così. In realtà ultimamente abbiamo deciso di fare del gruppetto, che siamo noi 3 e una. Ma come cacao non l'avete presa? Ma cacao è l'anima del gruppo, ecco. Se non so messo in bordo. Va benissimo, ok, allora non siamo messi in bordo. E quindi ci piacerebbe fare il progetto insieme con una bellissima musica che spazia in realtà dall'opera classica al musical al pop lirico, ecco. Bene, allora andremo tutti a Ischia, compreso Maria Letizia, che penso che abbia anche lei tanti progetti per il futuro. Diciamo, io ho cantato tanto con mio marito, che è un marito, no? Abbiamo fatto tante cose insieme. Sì, avremmo anche presentato, però non è vestito di Bordeaux, quindi sarà niente. E quindi per il futuro adesso sto preparando un repertorio con un chitarrista, poi insomma canto anche, faccio parte, sono solista di una corale. Però insomma, adesso i progetti io lascio un po' anche che le cose vengono fatte. Questo è un bellissimo progetto, il trasloco.
Beh, allora, innanzitutto grazie per, insomma, grazie, aver dedicato del tempo e dell'energia a queste musiche, diciamolo, caro signor Prandin, diciamogliela, non sono facili, no. Diciamolo di cuore, non sono facili, perché io l'ho ballata e quindi non sono facili. Loro ci hanno dedicato tantissimo amore, tantissima passione, è stata una gioia avere qui tutte loro oggi e soprattutto una gioia che dedichiamo a Bruno Mancini e all'amore che ha per la poesia. Grazie soprattutto anche a Cacao. Grazie soprattutto a Cacao, è sempre fondamentale. Bene. Ringraziamo anche per averci dato l'opportunità di questa bella esperienza. Ringraziamo anche bella. Posso aggiungere? Certo. Col Bordeaux anche, secondo me. Sì. Non a caso siamo tutte le storie di Bordeaux. Assolutamente, molto espressivo. Io vedendovi penso che Prandin e gli specchi e Bruno Mancini, siccome conosco un po' la poesia di Bruno Mancini, e Bruno Mancini e gli specchi si sposano molto bene perché sono tanti rimandi anche culturali, certo, no? Che nelle musiche insomma si capiscono. E quindi caro Bruno Mancini, caro signor Prandin, un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.